piccoli pinguini che non siete altro, siamo finalmente arrivati in Antartide. Mamma mia, ma quanto tempo ci abbiamo messo! Tantissimo. Se non avete visto il video che è uscito ieri su Human Safari sul primo canale, lo trovate linkato qua sotto in descrizione. Mi raccomando, recuperatelo, perché altrimenti non avrebbe senso vedere il video di oggi. È un po' come seguire una serie TV e perdersi un episodio, non si può fare. Quindi fiondatevi a vedere il video se non l'avete ancora visto e poi tornate qua, perché oggi facciamo un bagno nelle acque più fredde del mondo. Oggi prendiamo la bronco polmopeste. Prima di continuare con il video, però, due parole su AirUp, con cui ho collaborato per la realizzazione del video che state per vedere. Mi hanno mandato la borraccia nuova, quella termica però più grande. Io ho già quella da 480 ml, questa è da 850, tiene sempre l'acqua freschissima, come piace a me, ma ti devi alzare meno volte per riempirla. E funziona come le altre borracce di AirUp. AirUp è veramente una figata, perché dà sapore all'acqua, ma tu stai bevendo solo acqua. E tutto funziona con l'olfatto retronasale, che sembra una roba complicatissima, in realtà non lo è. Ti basta prendere la borraccia, riempirla di acqua, scegliere un pod, inserirlo, prima di bere lo alzi e poi bevi normale. E senti il sapore del pod. Fa stranissimo le prime volte, perché il sapore passa dall'olfatto, quindi è l'ideale per chi non vuole o non può bere roba zuccherata, bibite, e ti spinge a bere più acqua più spesso, che male non fa. Di gusti ce ne sono un'infinità, purtroppo ancora non hanno fatto quello pulente cervo, anzi ci sarebbe bene un bel gusto AirUp cassuela. Ogni confezione contiene 3 pod, ogni pod dura 5 litri di acqua. Le borracce sono bellissime e con il codice Safari 10 potete anche approfittare del 10% di sconto. Vi lascio tutte le info qua sotto in descrizione. C'è anche il link, grazie anticipo a tutti quelli che andranno a guardare, perché ha contribuito a sostenere il canale. Grazie mille AirUp, e adesso godiamoci il video. La penisola antartica è da qui che inizia la nostra esplorazione del continente, dalla regione più vicina alle altre terre emerse, quella più facilmente raggiungibile in nave dalla Patagonia. Sì, comunque anche l'Antartide è una terra emersa, perché l'Antartide è un continente e molte persone a quanto pare non lo sanno, perché mi scrivono: Nicolò, ma perché dici settimo continente? È un continente? Perché è settimo? Allora, questo è il polo sud senza ghiaccio, come vedete lì sotto c'è qualcosa. Questo è il polo nord senza ghiaccio, non c'è niente. L'Antartide è un continente perché si tratta di una terra emersa che, trovandosi al polo, si ritrova ad essere costantemente ricoperta di ghiaccio. Ghiaccio che si è formato con milioni e milioni di anni di nevicate. C'è talmente tanto ghiaccio in Antartide che se tutto il ghiaccio si dovesse sciogliere di colpo, il livello dei mari si alzerebbe di 70 metri. Fammi controllare. Ah, ok, faradadda, 131 metri sul livello del mare, siamo salvi. Dalla parte opposta del globo non troviamo terra ricoperta di ghiaccio, bensì soltanto la calotta polare, quindi ghiaccio e basta. Per quanto riguarda il settimo continente, dipende da come li conti. Se consideri un continente come una grande massa di terra emersa separata dalle altre, dagli oceani, allora abbiamo la Eurasiafrica, l'Australia, che è la massa più grande con le altre isole che compongono l'Oceania, e le Americhe, più l'Antartide. Se invece consideri anche la componente, diciamo, umana, storica, culturale, abbiamo Europa, Asia, Africa, Oceania, Nord America, Sud America e Antartide, settimo continente. Si tende a dire settimo continente perché fa anche figo, no? Ad ogni modo era l'unico in cui non fossi mai stato ed è anche stato l'ultimo ad essere scoperto, nonostante se ne parlasse già più di 2000 anni fa. Sapete infatti da dove deriva il nome Antartide? Dagli antichi greci, che in Antartide non ci sono mai stati, però sono stati i primi ad ipotizzare che esistesse un continente meridionale che bilanciasse tutti gli altri, contrapposto all'Arcticos. Anti-Arcticos, Antartide. Arcticos significa vicino all'orsa. Si intende la costellazione dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore, visibile nell'emisfero boreale. All'interno dell'Orsa Minore c'è la Stella Polare, che indica il nord. Quindi vicino all'orsa, Arcticos significa a nord, Antarcticos a sud. Pazzeschi gli antichi greci, peccato che poi non se ne è parlato per almeno altri 2000 anni. Cioè, il continente antartico è diventato un po' una leggenda. Finché non è arrivato quel vecchio guascone esploratore portoghese non italiano di Ferdinando Magellano, da cui prende il nome l'omonimo stretto in Cile, tra la massa continentale sudamericana e la Terra del Fuoco. Anche la nostra nave prende il nome da Ferdinando Magellano, a cui tra l'altro si attribuisce la prima circumnavigazione del globo, anche se in realtà è morto nelle Filippine. Comunque, quando è passato a queste parti, ha detto: raga, mi sa che l'ho visto il continente meridionale. Quindi nelle mappe geografiche dell'epoca inizia a spuntare questo grosso continente che ha come centro il polo sud, chiamato Terra Australis Incognita, perché si trova nell'emisfero australe, e rimase incognita per almeno altri 300 anni. Pensate che James Cook, senza neanche accorgersene, l'ha circumnavigato due volte tra il 1772 e il 1775. Non deve essere stato facile navigare in quei mari congelati. Ancora oggi si tratta del continente più remoto, inospitale, più misterioso. Figuratevi con i mezzi dell'epoca cosa voleva dire navigare nei mari più freddi del mondo, nei quali noi ci stiamo per tuffare. Bellissimo questo gancio. Bene, bagno in Antartide. A quanto pare ti...
legano con una corda, così se svieni ti possono tirare su. Comunque sì, oggettivamente adesso è perfetto, non ci sono onde, il mare è calmissimo, sta anche quasi forse mezzo tipo smettendo di nevicare, forse, può essere, speriamo. Come potete vedere ero abbastanza preso male, ma chi non lo sarebbe all'idea di tuffarsi qui dentro? Lui, probabilmente. L'acqua fredda, molto fredda, la conosco bene e la sensazione dello shock termico, se all'interno di una situazione controllata, mi piace molto. Infatti mi avete visto più volte tuffarmi in acque gelide. Però qua si va sotto zero, infatti ero molto preoccupato per questo polar plunge. La spa dell'Antartide. Sembra di essere alle terme con questo accappatoietto. E invece, d'altronde, con tutti i bagni che mi sono fatto nell'Artico, non poteva mancare il bagno nell'Antartico. Il fatto che fosse necessaria non soltanto una corda di sicurezza legata attorno alla vita, ma anche la firma su di una liberatoria che sollevava la nave da ogni responsabilità in caso di tua prematura dipartita, mi faceva venire un pochino di caghetta. Vabbè, forse avremmo dovuto fare una sauna prima, fa veramente freddo. Sarà l'acqua più fredda in cui avrò mai nuotato, c'è un tizio vestito da pinguino. Era un membro dell'equipaggio con molto più coraggio di me, immaginatevi avere addosso un pigiamone a forma di pinguino zuppo di acqua ghiacciata. Vabbè, alla fine mi sono caricato e non mi sono tirato indietro. Ciao, ciao, ciao a tutti. Tutti! Scusa mamma! Best underwear ever seen, man! Nel chilling! La sensazione che provi è esattamente quella che ti aspetti, è come tuffarsi in una vasca di vetri rotti. Anzi, è come tagliarsi con la carta, però su ogni centimetro di pelle del tuo corpo. E posso dirvi che è stata una figata incredibile. Se non l'avessi fatto non me lo sarei mai perdonato. Ah, my testicles! Quando uscivi ti veniva offerto uno shottino, penso di vodka, per riscaldarti, che io ho garbatamente rifiutato. No, thank you! Invece Carlo, che si è tuffato dopo di me, come anche il buon Ste, ne hanno approfittato. Erano entrambi belli provati. Io raga vi giuro che stavo da Dio. I benefici di una cosa del genere sono tanti. Dicono che faccia molto bene alla circolazione sanguigna, che allievi lo stress, che migliori addirittura il sistema immunitario. Non lo so, io ho tutti questi benefici come se li avessi sentiti tutti insieme di colpo, una botta assurda fortissima. Era come se tutto il mio organismo si fosse all'improvviso resettato. Vorrei una cioccolata, anzi un caldo caldo. E ho subito pensato che dovevo tuffarmi di nuovo. Sta da Dio. Ammetto che a seguito del secondo tuffo ho fatto molta fatica ad uscire dall'acqua. C'è stato un momento, una frazione di secondo, in cui cercavo di mettere i piedi sulla scaletta, ma non riuscivo, perché non mi stavo più sentendo il corpo, cioè non sentivo bene gli arti. Bellissimo, incredibile, non mi sento più il corpo. Ed è per quello che non mi sono tuffato una terza volta. Qualcuno mi ha ciulato l'accappatoio, sto andando in giro piotto per la nave. Cioè, vi giuro, è stato indimenticabile. Ah, dopo una bella doccia tiepida, non calda perché se la stanno facendo tutti la doccia, stai bene come prima. È proprio una cosa che ti fa sentire vivo, una botta di adrenalina. E no, tranquilli, non mi è venuta la broncopolmo SARS, mi sentivo semplicemente al massimo. Come quando in Laponia mi tuffo nella neve a seguito della sauna o scendo sotto la superficie del lago ghiacciato. O quando in Islanda ho fatto il bagno in mare o mi sono immerso nelle vasche di acqua gelida. Tutte queste sensazioni insieme mille volte meglio. È stato davvero pazzesco. Anche perché ho fatto il bagno in mezzo agli iceberg. C'erano gli iceberg dove mi sono tuffato. Se finisci in acqua accidentalmente, penso tu abbia pochi minuti per sopravvivere prima che ti salvino. Però in una situazione tutto sommato controllata andava fatto. E si torna a navigare in mezzo ai panorami più belli che l'Antartide ha da offrire. C'è anche un pochino di sole che spunta da dietro il ghiacciaio. Io però devo andarmi ad asciugare i capelli, altrimenti mia mamma mi sgrida. Subito dopo esserci tuffati hanno ritirato l'ancora e siamo ripartiti per proseguire con il nostro itinerario. Questa è stata una sorpresa, un fuori programma, dettato esclusivamente dal fatto che il mare era una tavola e che non sapevano quando avremmo avuto un'altra opportunità per farlo. Ma cioè, una cosa che non puoi fare con le onde non la puoi fare tuffandoti dallo Zodiac. Hanno letteralmente aperto i portelloni dove c'è la mudroom e ci siamo buttati da lì. Anche il panorama dal lato della nostra cabina non scherza. E nel frattempo sta continuando a nevicare. E infatti nei giorni
seguenti avremo a che fare con un meteo non sempre facilissimo, ma d'altronde si tratta di una parte di mondo decisamente imprevedibile. Una cosa invece facile da prevedere, praticamente certa, è la presenza ogni lunedì alle 19 di un nuovo video su questo canale. Ho ancora tanto da raccontarvi di questo viaggio. Se avete domande, curiosità, fatemi sapere qui sotto, perché sicuramente alla fine della serie andrò a rispondere a un po' di quesiti, tra cui quanto avete pagato, come funzionava con il carburante, con il cibo e così via. Grazie mille per aver visto il video fino alla fine, come sempre. I nostri viaggi li trovate linkati qua sotto in descrizione. Mentre state vedendo questo video, io sarò partito per un viaggio. Adesso devo montare il video che uscirà lunedì prossimo e sarò da tutt'altra parte del mondo. Quindi se volete rimanere aggiornati, seguitemi su Instagram. A lunedì prossimo!